associa al solo pronunciare quel nome, Schutzstaaten, SS. Uomini che hanno creduto nel nazismo e in nome del nazismo hanno commesso atroci crimini contro l'umanità. Li scoveremo in tutto il mondo e la pagheranno per quello che hanno fatto. Il compito viene affidato al servizio segreto israeliano, il Mossad. Gli agenti anziani Efraim Halevi e David Kimshi ricordano l'atmosfera che regnava nel Mossad. Era una dichiarazione di guerra. Un atto di questa portata e con tali conseguenze non poteva passare sotto silenzio. Eravamo furiosi. Volevamo arrivare a chiunque fosse responsabile di quella strage e ucciderlo. In segreto, il Mossad pianifica una reazione straordinaria all'attacco terrorista di Monaco. Passa alla storia come Operazione Ira di Dio. Per la prima volta membri delle squadre della morte del Mossad parlano delle loro azioni. I loro tratti sono stati alterati e le voci sono quelle di attori. L'impatto di Monaco fu enorme. Io ero in servizio al quartier generale del Mossad la sera dei fatti. Provai una fredda rabbia. Il capo venne da noi. Disse: voi sarete il braccio di questo ufficio. Mi resi conto che eravamo all'inizio di un periodo molto intenso. Il Mossad sa già che il Settembre Nero è una frangia segreta dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che combatte Israele da decenni. Ma identificare e uccidere gli individui che hanno progettato l'operazione di Monaco non sarà facile. Settembre Nero opera sotto copertura in Europa e in Medio Oriente. E l'attuazione di omicidi sanciti dallo Stato in paesi stranieri sovrani è assolutamente illegale secondo il diritto internazionale. Il Mossad dovrà operare in totale segretezza. Israele non voleva essere accusato di essere uno Stato terrorista, che usava gli stessi sistemi che usavano i terroristi. Perciò uno dei fattori cruciali fu che non ci doveva essere nessuna prova del suo coinvolgimento in quegli assassini. Nessuno avrebbe potuto ricollegare gli omicidi direttamente ad Israele. Il Mossad, consapevole di questa responsabilità, si mette al lavoro. Ottenere informazioni sui gruppi terroristici non è facile. I terroristi sospettano di chiunque non sia loro vicinissimo. Intorno a quel gruppo terrorista c'erano molte persone diverse, familiari, autisti, messaggeri. Quindi c'era un gruppo composito di persone intorno al nucleo di terroristi a cui si poteva arrivare. Qualsiasi notizia, anche la più insignificante, proveniente dai fiancheggiatori di Settembre Nero, viene intercettata. I palestinesi stessi iniziarono a chiedersi chi era coinvolto, chi c'era dietro il massacro. Si facevano tanti nomi fra i palestinesi. Nel giro di poche settimane, il Mossad raccoglie informazioni preziose, alcune delle quali vengono consegnate di persona. Il 97-99% delle informazioni venne raccolto da agenti dell'OLP e altre organizzazioni palestinesi e consegnato al Mossad. Erano persone che agivano in modo spontaneo. Entravano nelle ambasciate israeliane e offrivano i loro servizi al Mossad. Perché? Perché volevano ottenere condizioni di vita migliori per i parenti nei territori. Il Mossad compila la lista dei sospetti
e un nome si ripete spesso. Ali Hassan Salameh, un impegnato leader di Settembre Nero. Il Mossad traccia il profilo di un vivace playboy consacrato alla distruzione di Israele. Era un viveur, sempre vestito in modo impeccabile, un tipo intelligente, aveva un suo giro sociale, sapevamo molto di lui. Soprannominato dai media la Primula Rossa, Salameh viene collegato a dirottamenti e attentati, compresa una strage all'aeroporto di Tel Aviv che fa 26 vittime. Avevamo la netta sensazione che fosse lui l'ideatore del massacro di Monaco. In base alle informazioni, concludemmo che era l'obiettivo più importante. Ma Salameh è introvabile. Israele, per nulla scoraggiato, si concentra sugli altri sospetti della lista. L'intera operazione viene diretta da Golda Meir, a capo di una commissione governativa segreta nota come Commissione X. Israele non ha mai ammesso la sua esistenza. Eppure, in segreto, la Meir abbandona la via della legalità, trasformandosi in giudice, giuria e carnefice, con un colpo di penna. Tutte le informazioni venivano raccolte, analizzate e inviate alla Commissione X, la commissione governativa presieduta dal premier Golda Meir, che approvava o meno l'assassinio mirato. A 3 settimane dalla strage di Monaco, la Commissione X ha approvato il suo primo omicidio. Il Mossad prepara il terreno per un colpo top secret nel cuore dell'Europa. Il primo obiettivo, un uomo che il Mossad ritiene un importante agente operativo di Settembre Nero in Italia. A Roma, i servizi segreti israeliani pedinano Vael Sveiter, 30 anni, traduttore che lavora per l'ambasciata libica. Per i suoi amici occidentali, Sveiter è un pacifico scrittore di sinistra. Ma il Mossad crede che sia il capo di Settembre Nero in Italia e che sia coinvolto nella progettazione della strage di Monaco. La pianificazione dell'assassinio di Sveiter è un'operazione in più fasi, strettamente controllata dalla base del Mossad a Tel Aviv. Prima sarebbe arrivata da Israele una squadra di sorveglianza. Si sarebbe occupata della sorveglianza elettronica e dei pedinamenti dell'obiettivo. I nostri agenti facevano del loro meglio per sapere che cosa pensavano gli obiettivi, che cosa facevano, che cosa mangiavano. Volevamo sapere tutto il possibile su di loro. A volte la divisione sorveglianza contribuiva a scegliere l'esatto modus operandi dell'omicidio. Si doveva usare una bomba, una pistola, si doveva agire in strada, sull'ascensore, nella sua abitazione privata. E questo perché era al corrente delle abitudini dell'obiettivo. In pochi giorni una squadra di 15 elementi ha messo insieme un quadro dettagliato dei movimenti di Sveiter. Sapevano che ogni sera rientrava molto tardi e che nel quartiere verso le 22 o le 23 non c'era molta gente in giro. Perciò il sistema più semplice per eliminarlo era sparargli. Il terreno è stato preparato. Da Israele arriva un team d'élite, sicari addestrati a eliminare qualsiasi obiettivo, dovunque e sotto qualsiasi travestimento. Le operazioni violente vengono effettuate da una sottodivisione, la Kaidon. Questa rappresenta l'elite scelta del Mossad. Non immaginereste mai chi siamo. La gente non ci riconosce. Siamo sempre nell'ombra. Noi siamo come dei fantasmi silenziosi. Nella Kaidon c'erano gli uomini migliori, scelti fra l'elite dei militari, dei comando della marina o del Sayerat Metal, le teste di cuoio israeliane. Il livello di segretezza della Kaidon è massimo.
Chi ne fa parte non può rivelarlo nemmeno ad amici e parenti. Nei pressi dell'abitazione di Sweiter, due sicari della Kaidon si preparano a eseguire l'omicidio. L'agente G partecipa alla missione. Oggi, per la prima volta, rivela che cosa è accaduto quella sera. Avevamo delle Beretta calibro 22, buone armi per il fuoco ravvicinato. Usammo anche i silenziatori per evitare il rumore. I proiettili erano cavi, progettati per esplodere all'interno del corpo ed infliggere il massimo danno. Sweiter aveva trascorso una serata tranquilla con la fidanzata, una ragazza australiana. Era uscito, aveva acquistato una bottiglia di vino, un giornale. Tornava a casa a dormire. Non aveva guardie del corpo, non si guardava le spalle per vedere se qualcuno lo pedinava. Non aveva assolutamente idea che il Mossad gli stesse addosso. Ero concentrato sul bersaglio. Non ricordo che cosa indossassi e nemmeno che tempo facesse. Non c'era tempo da perdere. Gli chiedemmo come si chiamava e avanzammo. Non ebbe il tempo di reagire. Gli sparammo davanti all'ascensore due caricatori interi. Gli ultimi colpi li sparammo alla testa per sicurezza. I killer lasciano con calma l'edificio. Mai correre in questi casi, meglio camminare. C'era un'auto d'appoggio che li aspettava e si dileguarono. Non avevo nulla contro quell'uomo, ma era coinvolto nel terrorismo e nel sabotaggio. Se penso a lui come persona e alla sua famiglia mi emoziono. Ma per me lui era un bersaglio da eliminare e io ho eseguito gli ordini. Le autorità italiane brancolano... Risposi di sì. Mi disse di ascoltare con chi parlavo e lui non me lo disse. Never mind. Era l'annuncio che avevano liquidato una delle persone coinvolte nella strage di Monaco. Forse era un messaggio indiretto da parte di Golda Meir. Aveva mantenuto la parola. Va bene, ma noi non abbiamo chiesto questo. Nessun altro deve essere ucciso. Processateli piuttosto. Ma la commissione X non ha interesse per le aule di tribunale. Al contrario, vengono stilati piani ancora più complessi per rendere l'operazione qualcosa di più di una mera vendetta. L'obiettivo non era la vendetta, era seminare la paura tra loro. E quindi cercavamo di non limitarci ad uccidere un tizio in mezzo alla strada. Troppo facile. Da mesi gli esperti del Mossad stanno sviluppando nuove tecniche di omicidio, progettate con lo scopo di seminare la paura tra i loro nemici. Sapevamo molte cose sugli esplosivi. Eravamo dei maestri nel nascondere gli esplosivi. Tre mesi prima di Monaco, Bassam Abu Sharif, un militante palestinese, è stato l'obiettivo di uno dei micidiali esperimenti del Mossad. Il 25 luglio 1972 mi spedirono un grosso libro. Dopo 10 pagine c'era una cavità. Nel libro era alloggiata una carica esplosiva. L'ho vista prima che esplodesse. Ho perso quest'occhio. Quello che ho è di vetro. E
E le dita? Doveva tagliarmi la gola, così, e colpirmi qui, in basso. La bomba destinata a Bassam Abu Sharif ha mancato di poco il bersaglio. Ma la tecnica dinamitarda diventerà la norma per vendicare Monaco. La guerra psicologica del Mossad si trasferisce nelle strade di Parigi. L'obiettivo è Mahmoud Amshiri, portavoce dell'OLP in Francia. Per il Mossad non solo è coinvolto nella pianificazione della strage di Monaco, ma sta organizzando altri attentati in Europa. Il signor Amshiri era tra le persone che sapevamo che stavano pianificando attentati. Per quanto ci riguardava, chiunque pianificasse attentati omicidi era un obiettivo da colpire. Il signor Amshiri lo era. Il lavoro di intelligence ha rivelato che Amshiri vive con la moglie e la figlia in un appartamento di lusso nella zona sud di Parigi. Per evitare di colpire i familiari innocenti, il Mossad escogita un complesso piano che ha per protagonisti oltre 20 agenti. Occorre stabilire con precisione come, quando e dove l'omicidio avrà luogo. Un agente, fingendosi un giornalista italiano, telefona ad Amshiri per chiedergli un'intervista in un vicino caffè. Durante la sua assenza entra in azione un'unità speciale, la Keshet. Sono scassinatori, un gruppo ristretto di agenti che riesce a intrufolarsi dovunque, camere d'albergo, appartamenti, cavò, fabbriche. Entrano, fanno quello che devono ed escono. Nessuno se ne accorge. Il sicario del Mossad, l'agente G, è a conoscenza dei fatti. La Keshet penetrò nel suo ufficio e in casa sua, prelevarono campioni, scattarono foto, ritrassero quanti più dettagli poterono. Gli agenti prendono una scheggia del tavolino del telefono di Amshiri. Questo campione, corredato di misurazioni accurate e di fotografie, viene inviato al quartier generale del Mossad a Tel Aviv. In laboratorio, un team di scienziati costruisce un tavolino identico, salvo un dettaglio cruciale. Una copertura simile a quella di marmo del piano d'appoggio del tavolino venne preparata nel laboratorio del Mossad, in Israele, e riempita di tritolo. L'esplosivo era stato messo a punto in Israele. La bomba era opera di un genio degli esplosivi, un esperto militare. Il 5 dicembre 1972 tutto è pronto. La parte superiore contraffatta del mobile arriva in Francia. Al resto pensa la Keshet. Era una bomba molto piccola, non c'è bisogno di molto esplosivo per uccidere una persona. Al momento opportuno bastava premere un pulsante dopo essersi assicurati che moglie e figlia non fossero nell'appartamento. La bomba è al suo posto. Ora il Mossad aspetta il momento giusto. Nel frattempo, l'inconsapevole Amshiri concede un'intervista alla televisione francese. L'ultima. Alors donc, un Munich est absolument impossible en France. Impossible. Impossible parce que pour nous, nous considérons que le peuple français est un peuple ami. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez vivre tranquille en France? Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Pour nous, pour moi, non. Mais je pense qu'il ne faut pas tenter le diable. Venerdì 8 dicembre, gli agenti del Mossad vicini alla scena riferiscono che la moglie e la figlia di Amshiri stanno lasciando l'appartamento. Il bersaglio è solo. La trappola è pronta a scattare.
Alle 9.25 l'agente che si finge giornalista italiano telefona ad Amshiri. L'idea di chiamarlo serviva a farlo avvicinare al tavolino con la bomba. Doveva rispondere al telefono. A quel punto non rimaneva che azionare il comando a distanza e la bomba sarebbe esplosa. Mettere una bomba sotto il suo telefono era un avvertimento per tutti. Il Mossad poteva colpirli dove e quando voleva. Perciò dovevano guardarsi le spalle 24 ore su 24. Ed era questo che voleva il Mossad. La guerra psicologica del Mossad sembra funzionare. Molti attivisti palestinesi ora temono per la loro vita. Certo che ebbe un effetto. Mi chiamo Imad, ma mi spostavo sotto il nome di Hannah. Era più prudente. E se vivevo in una data strada, solo in pochi lo sapevano. Non potevo dormire più di due notti nello stesso letto. Dovetti cambiare auto. Smisi di recarmi in luoghi pubblici. Non vedevo i miei figli. Ma la guerra è così. In Israele, la vedova Anki Spitzer riceve la seconda chiamata anonima. Questa volta la notizia dell'omicidio la mette a disagio. Dissi loro che non avrei potuto più vivere serena se avessi saputo che qualcuno coinvolto nell'assassinio di mio marito sarebbe stato ucciso. Perché anche lui aveva moglie e figli e per me non risolveva niente. Ma le parole della vedova cadono nel vuoto. Noi operavamo in base alle istruzioni. Ci bastava sapere che fossero coinvolti nell'omicidio di israeliani. In una unità come la nostra non si fanno domande. Nelle settimane successive i sicari continuano il loro lavoro. A Cipro una bomba uccide un presunto corriere di Settembre Nero. A Parigi viene freddato un sospetto trafficante di armi dell'OLP. Il conto dei morti sale a 4. Nonostante questo, i governi europei sembrano ignorare le operazioni in corso nelle loro capitali. Ma la verità è un'altra. I governi sapevano che c'era Israele dietro gli omicidi. E visto che il movente era la vendetta per i fatti di Monaco, non calcarono la mano sugli israeliani. Dopo Monaco, i servizi segreti più avanzati iniziarono a collaborare su una scala molto più seria. Questo non includeva l'eliminazione di coloro che presero parte ai fatti di Monaco. Con la compiacenza dei governi occidentali, il Mossad amplia fiducioso le operazioni. L'aprile del 1973 sarà un mese ricco di preziose informazioni. All'inizio del 1973, il Mossad ottenne una soffiata su tre leader dell'OLP, l'esatta ubicazione dei loro appartamenti a Beirut. Abu Youssef, Kamal Nasser e Kamal Adwan sono autorevoli militanti dell'OLP. Il Mossad è sicuro dei loro legami con Settembre Nero. I tre bersagli vivono con le loro rispettive famiglie nella stessa strada, nel centro di Beirut, quartier generale dell'OLP. Ma programmare un'operazione non è semplice. Il Libano è un paese straniero ostile e gli obiettivi saranno difesi da guardie del corpo giorno e notte. Per un compito così rischioso serve l'aiuto di esperti militari. Il Mossad si rivolge a Ehud Barak,
che in seguito diventerà primo ministro di Israele. All'epoca il comandante delle forze speciali israeliane. Disse di aver identificato degli ottimi obiettivi, ma che andava oltre le capacità tecniche del Mossad. Avevano bisogno di noi. Vennero e ci mostrarono delle informazioni. Studiammo le piantine degli edifici, dove stavano le guardie del corpo, e facciamo ipotesi sull'aspetto degli appartamenti. Ma la notizia degli omicidi mirati del Mossad si è diffusa. Anche nella roccaforte di Beirut, i palestinesi sono in allarme. Il Mossad ha messo insieme tante informazioni, ma ha anche insospettito gli obiettivi. Mio padre sapeva di essere nel mirino. Era chiaro che stava accadendo qualcosa, ma nessuno sapeva che cosa. Per esempio, il mendicante che all'improvviso si era piazzato di fronte al nostro palazzo giorno e notte. Alcuni intrusi sorpresi di fronte al parcheggio del palazzo. Questo non accadeva nelle giornate normali. Ci aspettavamo un tentativo di omicidio da un momento all'altro. Barak apporta gli ultimi ritocchi al suo piano e si imbatte in un problema. Visto che l'operazione era programmata dopo la mezzanotte, ritenevano che fosse improbabile che 15 uomini camminassero per le strade di Beirut senza essere notati. Per non destare sospetti, alcuni agenti si travestono da giovani a spasso per la città. Barak e i due agenti recitano il ruolo delle loro ragazze. Ero vestito da donna. Ero una brunetta. Indossavo abiti moderni con una giacca abbastanza ampia da nascondere luzzi. Accanto a me c'era una bionda. E ce n'era un'altra di bionda. Eravamo anche truccati. Col favore delle tenebre, la squadra di Barak sbarca armata fino ai denti sul litorale di Beirut. Gli agenti del Mossad sono in attesa per trasportare il comando sugli obiettivi. Due degli agenti più giovani della mia unità sollevarono dei dubbi sulla liceità morale di uccidere delle persone nelle loro case. Dissi loro che era giusto, che combattevamo una guerra contro il terrore e non si vinceva seduti in poltrona andando per il sottile. A 5 chilometri di distanza, Kamal Adwan si attarda a lavorare alla sua scrivania. Dieci minuti dopo arriva il comando. Mandammo le squadre nei due palazzi e aspettammo che salissero. Barak e il partner sorvegliano l'entrata. Erano circa le 2 del mattino. Mio padre sentì dei rumori per le scale. Erano delle persone che parlavano in Yiddish. Capì che stava per accadere qualcosa. Prese la sua pistola. Venne da noi che dormivamo. Mia madre stava male quel giorno e aveva dormito in camera mia con mia sorella. Arrivò mio padre e le disse di tenerci buoni e di non lasciare la camera. Ma mentre i sicari attendono il momento di colpire, la copertura di Barak salta. Perdemmo l'effetto sorpresa. Da una delle auto di fronte a noi scese una guardia del corpo. Si aprì la giacca di pelle e tirò fuori una pistola e fece per attraversare la strada. Ricordo ancora lo stupore del suo sguardo nel vedere due signore slacciarsi la giacca, tirare fuori le mitragliette e far fuoco. Oh, oh, oh.
Nelle case intorno la gente si allarmò. Con la coda dell'occhio mi accorsi che i primi tre appartamenti che si illuminarono erano quelli in cui progettavamo di entrare. Su per le scale, i sicari sfondano la porta dell'appartamento. Mio padre fu crivellato di colpi. Sembravano le immagini a rallentatore di un film. Slow motion, you could say. Ci fu un crescendo di spari. Dopo un minuto arrivò una jeep piena di poliziotti libanesi armati. Saltarono giù e iniziarono a spararci da 15 metri. Mentre Barak e il partner rispondono al fuoco, il comando completa la missione. Mio padre venne ucciso. Mia madre ricorda che si chiedevano che cosa fare di noi. Poi, all'improvviso, se ne andarono. Le tre squadre tornarono indietro. La sparatoria non durò più di 7-8 minuti. Missione compiuta. E salimmo sulle auto. La squadra di Barak torna rapidamente alla spiaggia, seminando una scia di distruzione. La luce del giorno rivelerà l'entità dell'azione. Sembrava un campo di battaglia. Non uccidemmo solo i tre terroristi, ma anche 7-8 poliziotti libanesi, la moglie di uno dei terroristi, e anche un vicino perse la vita a causa dell'esplosivo che fece saltare la porta. Nei giorni che seguono viene affermato che l'azione israeliana è costata la vita a 20 innocenti. Il mondo arabo è scosso da proteste furiose. Si sostiene che le vittime non abbiano nulla a che fare con Monaco. In Israele anche le vedove degli atleti sono scosse. Chiesi alle altre vedove se sapevano che erano coinvolte così tante persone nei fatti di Monaco. Se lo avessero chiesto a me, ad ogni modo, avrei detto che avevano eliminato già diverse persone. Non era possibile che tutte fossero coinvolte nella strage di Monaco. La verità della questione, vista da una prospettiva storica, è che mio padre non c'entrava con i fatti di Monaco. Questa è una verità che può essere indagata e accertata da qualsiasi storico rispettabile. Mio padre era responsabile dell'organizzazione della resistenza nella West Bank. L'attacco di Monaco rappresentò per gli israeliani l'occasione di eliminare chi dava fastidio. Il raid di Beirut è una svolta. Tutto è cominciato con la volontà di vendetta di Golda Meir contro i mandanti della strage di Monaco. Ora dalla vendetta si passa a una campagna contro tutti i militanti palestinesi. Un ufficiale anziano disse che un terrorista è un terrorista. Non ci interessa indagare troppo sui dettagli. Non è importante se fosse implicato o meno nel massacro di Monaco. Se non lo ha fatto ieri, lo farà domani. È un terrorista. Un terrorista è un terrorista. Un modo indiretto. Nei tre mesi seguenti, il Mossad porta a termine altri 4 omicidi grazie all'impiego di congegni esplosivi. La morte torna a Roma e Parigi. Un assassinio ad Atene porta il totale delle vittime del Mossad a 11. Ogni volta la vittima viene bollata come una delle menti dei fatti di Monaco. Poi, nel giugno del 1973, il Mossad riceve una soffiata da una fonte sicura. La gola profonda rivela dove si trova Ali Hassan Salameh, l'obiettivo numero uno di Israele. Il Mossad pensa di avere in pugno il suo uomo. Ma si sbaglia di grosso. Salameh è stato rintracciato in Norvegia. Ma la notizia inaspettata coglie impreparato il Mossad.
Gli agenti migliori sono impegnati in missione. Il Mossad è costretto a improvvisare. Visto che l'intera operazione venne pianificata in fretta, il Mossad non inviò i migliori agenti di cui disponeva. Non crearono delle buone storie di copertura per tutti gli uomini impegnati. Non avevamo abbastanza appoggi in Norvegia per fare il lavoro. Impiegarono perfino due persone che non avevano completato l'addestramento. Una squadra di sicari, che comprende agenti privi di esperienza sul campo, viene frettolosamente messa insieme. E il 18 luglio 1973 parte per Oslo. La squadra segue la pista fino alla tranquilla cittadina di Lillehammer. Ma l'inesperienza degli agenti desta subito dei sospetti. Era un piccolo centro e tutti gli abitanti erano biondi, mentre gli agenti avevano tutti i capelli scuri. Attirarono immediatamente l'attenzione. Inconsapevoli di essere stati notati, gli agenti continuano nelle loro ricerche. A mezzogiorno del 20 luglio credono di avere individuato il loro uomo. Avevano una foto, la guardarono e vi riconobbero l'uomo. Anche se erano a Lillehammer, avevano Ali Hassan Salamè nelle loro mani. Ma c'è qualcosa di strano nel comportamento di Salamè. A Lillehammer, Ali Hassan Salamè si comportava come se fosse a casa sua. Ma a casa sua era Beirut, non Lillehammer. Eppure ne conosceva tutte le viuzze. Ma gli agenti non si fecero domande. Poche ore dopo l'identificazione di Salamè, Tel Aviv dà il via libera. Gli assassini si preparano a eliminare il loro bersaglio numero uno. Al terzo piano di una casa popolare, la 23enne Dagmar Bring sta passando una serata tranquilla. Lavoravo a maglia e guardavo un film molto interessante. Mi alzai e diedi un'occhiata fuori dalla finestra. Vidi due uomini uscire da un'auto e dirigersi verso una coppia. Pensai che volessero chiedere informazioni. Indossavano abiti scuri e mi sembrò che indossassero anche un passamontagna. Colpito da 14 colpi di beretta calibro 22, l'uomo muore nel giro di pochi minuti. Sembra un'operazione da manuale. Ma il Mossad ha commesso un terribile errore. Ha ucciso l'uomo sbagliato. È Ahmed Bouchiki, un innocente cameriere marocchino che viveva in Norvegia da 5 anni. Il Mossad lo ha scambiato per l'organizzatore della strage di Monaco. L'uomo che uccisero non aveva legami con Settembre Nero o col terrorismo. Viveva felicemente con la moglie norvegese incinta a Lillehammer. E fu un colossale errore. Ora l'intera operazione rischia di fallire. Identikit degli stranieri sospetti vengono consegnati alle autorità. La polizia piomba su due fiancheggiatori. La loro mancanza d'esperienza si rivelerà fatale. Furono i primi a essere catturati. Durante l'interrogatorio crollarono. La copertura saltò. Coinvolsero altri agenti e rischiarono di far scoprire l'intera rete. Il fiasco di Lillehammer fu un macigno. Non solo uccisero l'uomo sbagliato, ma si fecero anche prendere. In pochi giorni la polizia arresta 6 agenti. A peggiorare la situazione, si scopre che la soffiata che ha svelato dove si trovava Salamè era falsa. Una mossa deliberata di una spia palestinese. Avevamo un'informazione e la ritenevamo attendibile.
Ma poi la fonte si rivelò un agente doppio giochista. Andammo a Lillehammer sulla base di informazioni che ritenevamo attendibili. Al processo vengono messi a nudo i dettagli dell'operazione israeliana. Quando gli agenti vengono condannati e incarcerati, la stampa mondiale ha una giornata campale. L'operazione Lillehammer diventa il più grande disastro della storia del Mossad. Quella di Lillehammer fu un'operazione sbagliata dall'inizio alla fine. È qualcosa di cui nessuno di noi va fiero. Ma, come si dice, a volte va bene, a volte male. Fa parte del gioco. Gli unici servizi segreti che non commettono errori sono quelli che non fanno nulla. Dopo lo scandalo internazionale, la Commissione X viene silenziosamente chiusa. La campagna segreta di Israele è finita nella pubblica esecrazione. L'operazione Ira di Dio è ufficialmente finita. Ma il Mossad non si dimentica di Ali Hassan Salameh. 2 anni dopo la strage di Monaco, il leader palestinese Yasser Arafat e i suoi collaboratori vengono invitati alle Nazioni Unite. Al suo fianco una vera provocazione per il Mossad, lo stesso Ali Hassan Salameh. Ali Hassan Salameh era una ferita aperta per il Mossad. Sapevano che finché si trovava nelle vicinanze dell'ONU non potevano torcergli un capello ed erano molto frustrati. Provocato, il Mossad riapre il suo fascicolo, ma per 5 anni non riesce a rintracciarlo. Poi, nel gennaio del 1979, Salameh viene individuato nella Beirut martoriata dalla guerra. Vengono studiate le sue abitudini. Il 29 gennaio, un'autobomba esplode mentre passano Salameh e le sue guardie del corpo. Il bersaglio numero uno del Mossad è morto. Con l'omicidio di Salameh, Israele chiude finalmente il capitolo della strage olimpica. La vendetta è compiuta, ma a quale prezzo? La questione palestinese non è iniziata con Monaco e non finirà con l'assassinio di leader come mio padre e altri. Uccidere persone e pensare che uccidendo persone si risolvano i problemi è stupido. Le cose dovevano andare diversamente. I colpevoli andavano portati davanti alla giustizia per essere processati, non eliminati. Ci fidavamo dei nostri leader e consideravamo il nostro un compito sacro. Ne sono convinto ancora oggi. Ne valeva la pena? Se lo chiediamo al Mossad, la risposta è sì. Questa campagna fermò buona parte degli atti di terrorismo dell'OLP fuori da Israele. Contribuì in qualche modo a portare la pace in Medio Oriente? No. Strategicamente fu un fallimento totale. C'è solo una constatazione. Quello che è accaduto è... Quello che è stato fatto è stato fatto. La controversia sulla campagna di vendetta di Israele infuria ancora.